In diretta dal Salone Internazionale del Libro per Book Sprint Edizioni presentiamo l'autobiografia di Arnaldo Bavicchi. Arnaldo, benvenuto. Yeah. Iter para tutum. È una autobiografia di quella che è stata la tua storia, la tua vita, una vita ricca, intensa, sia dal punto di vista professionale che poi dal punto di vista personale, amante dei viaggi, hai esplorato tantissime zone del mondo e soprattutto amante della montagna, quindi un vero e proprio alpinista sei. Il libro come si presenta? Si presenta diviso in tre parti, giusto? Sì. E che cosa troviamo all'interno del libro? Qual è la tua storia? Ma la mia storia è infinita, in un certo senso, perché il 20 maggio faccio 83 anni. E la mia storia, diciamo, innanzitutto il titolo, perché ho messo Iter para tutum, che è una scritta che appare in una cappellina al gufo di Buserais, in Val Tournato, Valle d'Aosta. Ed è la scritta sulla cappellina, su questa scritta. Allora io pensando che significa prepara, para, iter, il cammino, tutum, sicuro, rivolto a chi va verso il Cervino, che diciamo che è un po' la montagna idealizzata, insomma. È difficile, lunga, però diciamo è anche una realizzazione, quando sei a metà. È il raggiungimento di un di una meta. No? Un ci sono altre montagne più dure, no? Per esempio per me la Dufour è anche stata molto dura, la cima del Monte Rosa, che ho fatto dopo un fallimento alla Jungfrau in Svizzera. E la Dufour l'ho fatta da Macugnaga, poi ho fatto le varie cime del Rosa, Niffet, Zumstein, insomma, poi ghiacciai immensi, no? E in uno di questi ghiacciai, quello il Gorner Gretscher, abbiamo trovato due ragazzi sotto il crepaccio che urlavano, uno, l'altro era quasi spacciato, perché l'altro gli è caduto addosso e l'abbiamo tirato fuori e si è salvato. Il secondo sono dovuti andare a prendere con la barella, perché era un po' a pezzi, insomma, era un po' agonizzante, cianotico, non si portava male. Poi è venuto Hermann Geiger, famoso pilota svizzero specialista in salvataggi in alta montagna, e l'ha portato via tutti e due. Poi dopo abbiamo... Quindi, insomma, tante esperienze hai vissuto. Hai anche, quindi, salvato due persone, si può dire. Casualità, però, comunque, grazie a te, che hanno potuto, diciamo, godere di questo salvataggio e di questa, diciamo... ecco, il libro si presenta diviso in tre parti, come dicevo all'inizio. La prima parte, quale viaggio riguarda? Beh, le Alpi sono la prima parte, sono le Alpi. Le Alpi. La seconda parte sono gli Appennini, perché l'ho proprio diviso così, no? Poi dopo ci sono le montagne estere, cioè Kilimanjaro, Monti Bagzan e Demavand in Iran. Il Demavand non sono salito sopra, per motivo che una valanga aveva distrutto il rifugio. Allora, siccome ho visto che non era aria, ho fatto partire l'altro e io sono rimasto nel paese. E ho girato nel paese, Rine, ai piedi del Demavend. Kilimanjaro è lungo, ma non è difficile, perché è un vulcano, quindi è fatto a cono, no? E poi c'è il cratere sotto. E lì è dura l'altezza, per cui uno respira fatica, insomma, no? Come ti preparavi per queste scalate? Beh, in genere andavo a fare... Io ho sempre fatto degli allenamenti, o marce, le varie marce lunghe, marcia la manzoniana, la marcia della resistenza, sui 42 chilometri, insomma. Poi spesso andavo da Roma al Divino Amore, andavo e ritorno che sono 30 chilometri all'incirca. E partivi sempre solo tu e la guida? No, io le marce le facevo sempre da solo, in compagnia con quelli che marciavano con me, insomma. Okay.
la guida la prendevo nelle montagne, cui ritenevo che fosse possibile l'aiuto della guida, perché le montagne pericolose, perché succedono tanti incidenti in montagna? Perché vanno da sole, si fidano di se stessi, mai, perché la guida ti insegna tante di quelle cose, che anche non volendo, cioè per esempio ci metti il passo qui, attacca di qua, l'appiglio, la corda, la piccozza, i ramponi, il casco se è necessario, e si sale. Io ho fatto il Cervino dalla Cresta del Leone in una giornata, andata e ritorno. Ma quando è nata questa passione per la montagna? Io lo spiego perché mi piace la montagna. Io dico che è nel mio DNA. Perché? Mamma è nata a Montecchio, papà stava a Montecitorio, io stavo a Montecitorio. Il mio correttore di bozze si chiama Monti, per cui a un certo punto era quasi necessario mettere. Era nel tuo destino. Era detto. Era tagliato lì, insomma. Infatti spiego anche una cosa, che ho imparato a nuotare in tarda età, però poi ho anche disimparato, mentre marciare, camminare, andare in montagna ho fatto sempre, perché era proprio, non so, era un mio istinto, anche perché c'avevo buon fisico, polmoni a posto, gambe robuste. Adesso mi è venuta una prostatite, per cui cammino da vecchietto, insomma. Ecco, quali sono le caratteristiche necessarie per affrontare la montagna? Beh, l'allenamento, prima di tutto, l'attrezzatura e poi la guida. Sempre affidarsi alla guida, perché conosce il tempo, i cambiamenti di tempo. Per esempio, io ho fatto la prima volta a Cervino, ma una tempesta ci ha preso terribile e abbiamo sostato al rifugio che sta a 3800 metri, insomma. Perfino per andare al cosiddetto bagno, che è un buco, certo. Vedevo sotto il ghiacciaio sotto, no? E lo descrivo nel libro, che tutti i corvi che andavano a pizzicare i semetti di chi faceva i bisogni sotto, no? Però c'era una tempesta tremenda. Ecco, l'esperienza più significativa, più bella, più emozionante, qual è stata? Tanti viaggi, tanti paesaggi, tante emozioni. È un po' difficile dire. Difficile. Io le avventure me le cerco, insomma. O me le cerco o me le creo. Non ho capito bene ancora perché. Per esempio, Cervino, vabbè, la guida, poi era molto allenato, per cui quando l'ho fatto proprio intero, avevo fatto tanti di quegli allenamenti, per cui c'erano certe cosce, certe gambe che finivano mai, insomma. E la guida era decano delle guide del Cervino, quindi Ferdinando Gaspar, insomma, era qualcuno, insomma. Bianco non è difficile, dalla parte francese, diciamo quasi una passeggiata, insomma, però anche lì c'è l'allenamento, bisogna essere molto prudenti. Ma quanto dura una scalata? Beh, la scalata, salvo imprevisti, può durare. Cervino l'ho fatto in 10 ore, la salita è 10 ore di discesa, distrutto. Immagino. Poi dopo, un'altra grossa esperienza è stata sulla Maiella, per il motivo che forse racconto più bello di quelli che narro qui nel libro, e l'ho intitolato Missing, cioè scomparso, perché noi siamo partiti in tre, però a un certo punto, quando mi sono svegliato, ero solo, gli altri due se ne erano andati e mi hanno lasciato solo al vallone di Femmina Morta sotto il Monte Amaro. Io però non è che... Io nei momenti più difficili divento freddo. Non è che mi emoziono, panico, no, freddo. Che è necessario quello, la determinazione soprattutto. E mai contraddire la guida se sarà con la guida. Perché è la più esperta di tutte del posto, no?
Per esempio, dimmi. No, volevo sapere, in definitiva, la montagna cosa rappresenta per lei? Per me? Ma sono mai chiesto. Tanti dicono perché per vedere dall'altra parte. Uno sale sopra per vedere che cosa c'è di dire. È probabile. Però per me dico che è nel mio DNA. Proprio per quei motivi che ho detto, dei vari monti, Montecchio, Montecitorio. Però è libertà, è sì, potenza, è coraggio, ma è bellezza. Ma ci vuole anche un po' di incoscienza. Su. Sì, è incoscienza. Perché io ricevo i consigli di non andare in montagna. Però io su quelle cose non transigero. E se le dico mare? Eh? Se le dico mare? Mare? Mare, beh, spiagge. Mare è mare, insomma. Va bene uguale, quindi. Beh, va bene uguale. Non era per me, insomma. Io ho avuto anche una casa al mare, a Marina San Nicola. C'ho avuto, sapevo anche nuotare. Però non è che... non è essenziale, insomma. Anche se il mare dà più iodio. Infatti, parecchi montanari hanno un goccio, no? Sono gocciuti perché lo iodio scarseggia. Allora, in definitiva, alla fine, perché leggere Iter para tutum? Beh, secondo me è una fonte di notizie, di tutte notizie di auto, perché io ho fatto un indice per materia enorme. Poi ogni racconto ha la sua bibliografia, perché io non è che dico cose a vanvera. Io voglio essere sicuro di quello che dico, che quello che dico corrisponde a un'esperienza precedente. Per cui, non so. Per arricchimento anche, è un arricchimento comunque per chi lo leggerà. È un arricchimento senz'altro. E allora grazie per aver condiviso la tua vita e la tua storia con tutti noi. Noi vi suggeriamo di leggerla, l'autobiografia di Arnaldo Bavicchi. Iter para tutum. Grazie. Prego.